Italia ha le carte in regola per contestare il governo sulla base dello spread, del rapporto con l'Europa, dei conti scassati? Ma io saluto sempre con grande favore le trasformazioni, vedo che Maria Stella Gelmini sembra una discendente diretta di Quintino Sella, della politica del buon governo, dei conti in ordine, del risparmio, dei parametri, lo spread. Ricordo che è facile insegnare agli altri quello che non si è riusciti a fare quando si stava al governo. Io sono ammirato da questi politici che quando non contano più nulla hanno scoperto improvvisamente la pietra filosofale. Se l'avessero scoperta prima non ci avrebbero lasciato tutti i guai che ci hanno lasciato. Io ricordo che il governo Berlusconi numero 3, l'ultimo, ci lasciò con lo spread a 570 mal contati, ci lasciò con spese non coperte dalla sua legge finanziaria da 20 miliardi che poi Monti, facendoli pagare ai più deboli, recuperò nella dimensione di 13, lasciandone altri 7 che ci siamo trascinati per tutti questi anni fino alle clausole di salvaguardia che aggiunse Renzi. Francamente non riesco a capire come poteva essere lo spread un complotto, come dicevano Berlusconi e Brunetta, un grande imbroglio quando c'erano loro, e diventare improvvisamente l'unico faro e l'unica bussola che deve orientare la manovra finanziaria. Adesso bisognerebbe anche ricordarsi quello che si è fatto e soprattutto quello che si è detto prima. Quanto poi al fatto che questa sia una manovra contro il popolo, io ricordo che nel dicembre del 2017, non è passato nemmeno un anno, se volete controllate su YouTube, ci sono i filmati di Berlusconi in televisione che presentando il libro di Vespa e poi andando a porta disse: noi e i 5 Stelle condividiamo il reddito di cittadinanza. Quando andremo al governo la prima cosa che faremo sarà quella di rispondere all'emergenza di 4.750.000 italiani in povertà assoluta. Chiaro? Versando un reddito di dignità di 1.000 euro mensili. Adesso lo stanno facendo questi, dovreste essere contenti.